La relazione di Bersani sia una proposta che consente di fare un salto in avanti al dibattito di questi giorni. Ha già detto che non appoggia la vostra proposta. Vedremo. Noi abbiamo avanzato una proposta, poi ciascuno la valuta come ritiene. Senza parlare della direzione. Buona Correnzi, buona il clima Correnzi. Ma la domanda è la riunione positiva. Peltroni, ma qual è, che senso ha proporre una proposta di 8 punti che Grillo già si sa non approverà? Ciao, buona giornata. Fate come Grillo, non rispondete. La fiducia, preoccupazione. L'ha convinta questa relazione di Bersani? Ma ho detto di sì, naturalmente questo è il primo approccio alla questione formazione del governo. Ma lei aveva espresso il parere di dare la palla a Beppe Grillo, ha cambiato idea? No, credo che possa essere il secondo tempo, cioè questa mossa è fondamentale, quella dell'incarico a Bersani, per definire degli impegni e la nostra piattaforma sulla quale poi eventualmente, se questo incarico non dovesse andare a buon fine, si potrà immaginare il secondo passo. Dopo gli errori in campagna elettorale, non è un altro errore quello di ostinarsi a fare una proposta che si sa Beppe Grillo non accetterà? No, credo che abbia a che fare con quella parte dei riti della politica, l'incarico al leader del principale partito in Parlamento, del quale evidentemente non si ritiene di fare a meno. Lei ha detto il secondo alla passo. Fine tra le braccia di Berlusconi, no? No, questo a me non potrà accadere, l'ho già detto. Se mai dovesse accadere che il PD dovesse fare una scelta del genere, lo escludo perché nessun intervento lo faceva pensare, nessuno di noi, penso, potrà coerentemente rimanere nel PD. Ci sono delle questioni. Il PD se si alleasse. Ma credo che saremmo in diversi milioni a lasciare il PD. Ha convinta la relazione di Bersani? Sì, mi pare che gli 8 punti siano molto determinati, molto rigorosi, molto precisi. Sono diventati più duri dopo l'esito delle elezioni, per cui paradossalmente la campagna elettorale ricomincia. Vediamo, insomma, io spero si torna al voto. È lo scenario. La possibilità che si torni al voto c'è. Ma se la proposta degli 8 punti di Bersani non viene accettata dal Movimento 5 Stelle, l'alternativa è che l'accetta il PDL. Andiamo verso il governo. Non credo che il PDL possa accettare i nostri 8 punti, diciamo, ecco. Per cui non credo che ci sia questo pericolo. Più interessante è capire quali sono i motivi del rifiuto del Movimento 5 Stelle, perché dal punto di vista programmatico diventa difficile per loro dire che non vanno bene. Se il motivo è che non gli va bene questo o quello, lo dicano, però lo dicano senza concedere spazio alla satira, perché il momento del paese è molto grave. Io li prendo sul serio, ci prendono sul serio anche loro, se no non riusciamo a far niente. Quindi si torna a votare. Io sinceramente la dico, perché la penso questa cosa, che non è detto che le vinca il 5 Stelle o il PD, magari le vince Berlusconi, magari qualcun altro. Le elezioni sono, con questo sistema elettorale, sono un terno al lotto. Abbiamo visto che è così, il Senato è presidiato al nord da Berlusconi e anche in alcune regioni del Mezzogiorno. Io non penso che succeda niente di sconvolgente in 2 mesi, quindi rischieremmo di trovarci una situazione magari leggermente rovesciata ma analoga a questa. Quindi non so se è il caso di rinviare a data da destinarsi una riforma possibile di alcune cose, non tutte, poi si vede. Se deve tornare a votare fra 6 mesi, guardi, qui l'unica cosa che ci hanno insegnato gli italiani è che siamo precari pure noi. Ecco, questo è un bene, così almeno forse qualcuno la precarietà la prende sul serio davvero. Vada che piove da pazzi. Sì, piove da pazzi. Grazie. Ma il fatto che Renzi sia andato via dalla direzione, non è intervenuto nemmeno alla direzione, è uscito da dietro, che spiegazione ne dà? Ma nessuna. Io penso che Renzi ha parlato ieri a Ballarò, l'avete sentito tutti, quindi oggi avrebbe replicato le cose che ha detto ieri. Io non credo che sia nulla di polemico. Tra l'altro alcune delle persone che lo sostengono sono intervenute, tra le quali me, sono intervenuto tra i primi, e quindi probabilmente avremmo anche ripetuto le stesse cose, e quindi non farei eccessive interpretazioni. Sapete tutti benissimo che la posizione di Renzi è di essere della lealtà massima al segretario, l'ha detto ieri, lo ha detto in tutte le salse, per cui non ci sono novità. Renzi non ha cambiato linea nottetempo, insomma.